Signore e signori, benvenuti e bentornati dopo 3 anni di fermo. Per noi è molto emozionante essere qui e ricominciare. Abbiamo fatto tantissime cose in tanti anni, però ci siamo resi conti che ci mancava proprio questa carica. È proprio un'ondata emotiva in posti bellissimi come questi che ci sono negli Almeno, e veramente per noi è una felicità, una gioia essere qui con voi questa sera a San Nicola e vedere che tra l'altro i lavori e la ristrutturazione stanno procedendo bene, e questo luogo, che è uno tra i più belli che abbiamo in provincia, una gemma, sta tornando a brillare. Le cose belle costano, c'è una bella cassetta alla fine, comunque non preoccupatevi, ve lo ricorderò anche alla fine se volete dare un piccolo sostegno. Siamo qui dopo 3 anni di fermo con alcune nuove proposte. Sapete che noi abbiamo una grande passione per Dante, ma abbiamo voluto inventarci qualcosa di nuovo. Stasera direi qualcosa di ardito, e quindi metteremo insieme la poesia di Dante, la musica country blues e anche l'arte visuale. Quindi questa sera verrete veramente bombardati da tantissime suggestioni. È il primo di una serie di appuntamenti, ci stiamo togliendo la ruggine. Domani sera saremo al Santuario della Madonna del Castello, anche quello bellissimo luogo che, se non conoscete, vi invito a visitare. Davvero siamo felici di vedere così tante persone. Vi invito a spegnere i cellulari per cortesia, e ringrazio chi ha permesso di realizzare questo evento. Comune, la biblioteca, quest'anno si festeggia il ventennale dalla fondazione della nuova biblioteca, tra l'altro un palazzo bellissimo che vi invito a andare a vedere, che è una vecchia prettura, ma anche la Proloco, il Comitato San Nicola, e quindi grazie a tutti, vi aspettiamo anche ai prossimi appuntamenti, grazie. Thank you.
questi sono i Blue Whip, sono l'Italian Bluegrass Commando, una formazione recente che mette insieme Marco Ferretti da Genova, Matteo Carmela da Germania, i Gargatti da Milano, Francesco Mosna da Trento, poi ci sono io, sono di Pier Dall'Alba, che vengo un po' da quella che è la Nashville italiana, che è Seriale. Questa è una strada un po' particolare, che si chiama Dante was a cowboy, Dante era un cowboy. In un certo senso lo è stato, perché era vagabondato lungo a cavallo, ma il cowboy che guarderemo stasera non è quel tipo di cowboy, anche perché quel tipo di cowboy non è mai esistito. I cowboy veri erano metà dell'Ottocento e non erano quelli che abbiamo visto a circa. Erano principalmente neri, messicani, pelle rossa, perché era un lavoraccio, era il peggiore che c'era, schiattavano prestissimo. Noi storicamente quei lavori li diamo a quelli messi peggio, ancora oggi. Il cowboy che era Dante è stato inventato da Hollywood negli anni 20 assieme alla musica, che noi, la country music, e poi la bluegrass music che sentirete stasera. Che è una musica che ha al centro un'unica tematica. Una tematica che è stata inventata da dei giovani che iniziarono tanto tempo fa, nel 200, a trovarsi tra di loro e a comporre delle poesie d'amore in volgare. Avevano uno stile, dei contenuti che non c'erano mai stati. Dove era rifiuto, non faceva seguito la fine del mondo. No, si continuò. Sono gli inventori dell'amore come lo conosce. Tra questi chiaramente Vincenzo Cavalcanti, c'era anche il noto Durante antico. Questa sera cercheremo di incrociare Federico di Bruno con alcuni racconti della musica country, che è un po' l'erede statunitense del dolce stile. Intanto adesso ascoltare un altro brano intitolato Don't You Call My Name. Bye.
moltissimo tempo, molto tempo, che mi trovo in questa posizione, credetemi, sono emozionato. E per prima cosa volevo raccontarvi che cosa vuol dire per me essere emozionato. Le emozioni sono delle reazioni affettive, e sottolineo l'aggettivo affettive, perché la razionalità non esiste nell'affetto, non esiste nelle relazioni emozionali e non esiste nemmeno nell'amore la razionalità. Le emozioni poi hanno delle sorgenti immediate, non ci mettono molto ad esplodere, però purtroppo sono di breve, a volte brevissima durata, ed è per questo che è importante ricordarsi le emozioni. È impossibile che due amanti non si dimentichino del loro primo bacio, o del luogo dove è accaduto, o delle prime parole pronunciate tra di loro. E se il tempo o la memoria offuscano certe emozioni, ecco che ci vengono incontro gli amici a ricordarci. E in particolare due amici che abbiamo tutti in comune, sono le parole e la musica. E noi siamo qui per questo, questa sera, per aiutarvi a ricordare. Magari anche a ricordarci il gioco del primo bacio, attraverso la musica, che forse credete di non conoscere o di non riconoscere, ma è dentro di voi. E attraverso le parole di poeti che pensate forse di non avere mai sentito, ma che sono talmente parte integrante della vostra esistenza da essere indispensabili per l'equilibrio persino dei vostri globuli rossi e bianchi. Sono nella vostra carne quelle parole, sono nei vostri muscoli, nelle vene, nelle arterie. Lasciatevi andare, vi prego, mettetevi comodi. Michele e i ragazzi usano il pentagramma per raccontarvi le storie. Io uso l'alfabeto. Noi dovremmo fare proprio come le lettere dell'alfabeto, che non hanno nessuna paura di incontrarsi, a mescolarsi fra di loro, per diventare qualcosa di nuovo, per creare qualcosa di nuovo, per dire ti amo in mille modi diversi. E la storia che vi raccontiamo questa sera è quella di un poeta che ha descritto l'amore usando parole che sono diventate musica, cibo, colori, profumi. È un mio amico, ve lo assicuro, che a volte mi ha tolto una situazione di difficoltà, di malinconia, anche di pericolo, davvero. E lo conoscete anche voi sicuramente, si chiama Dante, Dante Alighieri, o Durante, come ha detto Michele. E recentemente, proprio perché dà importanza alle amicizie, mi ha presentato una sua amica, Cumizza da Romano. Era una nobile donna che lui incontra nel nono canto del Paradiso. Una donna sposata, che fugge, no, viene rapita. Così raccontano la storia ufficiale, e poi si sposa nuovamente con un altro, poi si innamora di un altro, poi si risposa una terza volta, poi forse una quarta. E viene da chiedersi cosa ci fa in paradiso una donna così. Dante in quel momento, quando la vede, era con Beatrice, e quindi chiede giustamente a lei se può rivolgere la parola a Cumizza, e Beatrice acconsente perché sa che quel dialogo sarà risolutivo per la memoria non solo di questa donna, ma di tante donne. Ci sono delle terzine dove lei racconta chi è, dove è nata, gli confessa di essere sorella di un tiranno della Marca Trevigiana, Ezzelino da Romano. Questo tiranno l'aveva fatta sposare a forza per puro interesse politico. Le cose andarono malissimo fin dall'inizio, e sempre per questioni politiche ed economiche venne fatta rapire, proprio su ordine di suo fratello, era fatta rapire da un trovatore, sordello da Corinto. Dovete sapere che Cumizza era una poetessa, e anche sordello lo era, e lei probabilmente, grazie anche alla poesia, si affeziona e forse anche si innamora di questo uomo, ma in modo platonico. A sordello, però, non interessava molto la questione platonica. E tutto questo avviene molto rapidamente, mentre lei era incinta del suo primo marito. Era rimasta incinta prima che la rapisse. Partorisce e nasce un maschio. Nel frattempo, sordello, alla faccia di Platone, si sposa segretamente con un'altra e quindi l'abbandona. Lei è sola, con un figlio, e sicuramente è molto bella. E un altro uomo si fa avanti, un certo Bonio, di cui lei sì, accetta le lusie, che ha bisogno di un affetto, e potrebbe sembrare che le cose si mettono bene, ma il fratello di Cumizza, il tiranno, il bastardo per intenderci, riesce dopo qualche tempo a far separare questi due, che nel frattempo si erano anche innamorati, e la fa risposare ancora a forza con un altro, sempre per questioni di casato.
E potrei andare avanti ancora, credetemi, ma mi limito a raccontarvi l'ultimo momento della vita di questa donna. Viene fatta sparire, era diventata ingombrante. Viene mandata in esilio forzato nei dintorni di Firenze. E sicuramente non gli mancava niente, perché la famiglia era ricchissima. Era una ricchezza. Se ci pensate non è di grande conforto se sei prigioniero. E lei passa gli ultimi anni della sua vita in castità e preghiera, rinunciando alle eredità e dedicandosi alle opere di carità. Lei è in paradiso, insieme ad altre anime, chiaro, e si trovano nel terzo cielo, il cielo di Venere. E lei, anche quasi per giustificarsi, dice che di aver subito l'influsso di questo pianeta Venere, ed è per questo che lei ha amato tanto, ha veramente amato tanti e tanto. Però non se ne rattrista, anzi, è contenta e orgogliosa addirittura di tutto quello che ha fatto, perché sa di aver agito nel giusto. Ora, è vero che si è ritirata in preghiera, ma le male lingue affermano che, insomma, se l'è spassata mica male questa donna in largo e in lungo nella sua vita. Ma l'avete ascoltata la sua storia? E voi credete che Dante non la difenda? Ne cita altre di anime presenti nel cielo di Venere, ma per completare l'opera se ne presenta un'altra, con cui Bonizza diventerà amica, la prima anima ad entrare nel terzo cielo del paradiso. È un personaggio biblico, si chiama Rahab, una prostituta. Oggi diremmo una escort, una volta dicevano una prostituta, che nel Vangelo di Matteo si presenta come madre di Boaz e perciò antenata di Davide, e quindi a tutti gli effetti parente di Gesù, una prostituta nel terzo cielo di Venere, in paradiso. Dante è troppo coraggioso. Dai diamanti non nasce niente, dall'età nascono i fiori. Let your love fall like that on rain.
e tanti altri che verranno, qualcuno appena prima, la maggior parte dopo, non inventeranno mica solo uno stile politico, inventeranno quella che diventerà la grammatica dei nostri sentimenti, perché non era così, non c'era la condizione. Loro sono inconsapevolmente visionari, stanno creando veramente la grammatica di quello che sentiamo noi oggi. Tutta la musica d'amore, e la musica che suoniamo noi, la musica country in particolare negli Stati Uniti, è veramente l'evoluzione, cioè la filiazione diretta. Durata sempre questa invenzione, questi visionari. Allora è un'altra situazione. Per esempio, voi sapete che a scuola ce l'hanno parlato tutti, ci hanno detto anche delle cose un po' imprecise. Mi ricordo che andavano a parlare di questa donna angelo, come fosse veramente un angelo quando ero a scuola, no? Per noi ci sembrava un po' strano, questi poeti medievali che si accoppiavano con delle creature fantastiche, no, non era così. Non è giudicato da tutt'altro discorso. Ma c'erano delle ragioni storiche. Perché per esempio l'amore di cui stiamo parlando allora è un amore per forza adulterino. Ma non è una questione esplicita. Nel senso che erano le uniche donne che potevi cantare erano quelle sposate. Quelle promesse sposate. Noi oggi il matrimonio è un evento di un giorno. Allora c'era tutta una telefonia, no? Cominciava con la premessa, con la promessa. Ed erano praticamente bambini, erano le famiglie che si accordavano. E dopodiché fino poi al matrimonio, queste donne venivano bambine, venivano tenute, diciamo, quasi nascoste, non è che si poteva assolutamente dedicare loro al converso. Solo alle donne sposate si poteva trattare. Perché questa dimensione uterina in realtà era una necessità storica, era un'altra società. Però che si stavano creando i primi mattoncini, come vi ho detto, non solo della poesia d'amore, ma anche di quello che sentiamo. L'amore romantico vero esiste solo adesso, in azione. Solo oggi ci si può sposare davvero, nel senso due persone che si scelgono. Infatti, è brutto dire una chiesa, ma ogni divorzio è una bella notizia, perché vuol dire che due persone non sono obbligate a stare insieme. Se c'è un divorzio è perché c'è una scelta dell'amore romantico. Ci fossero detto nel posto sperato. Però adesso non è questa la storia. Intanto vi facciamo ascoltare, quella che avete appena sentito è l'unica canzone, forse ce n'è una tosta a un certo punto, ma è l'unica canzone, diciamo, a lieto fine, di amore felice che sentirete stasera. Perché l'altro problema dell'amore, che viene l'amore cortese, arriva fino ad oggi, che quando arriva è un casino, si butta in aria l'abbraccio. Poi la maggior parte di quelle poesie, come delle canzoni che sentiamo noi, parlano di amore non corrisposto, un sentimento frustrato, che però va avanti, no? E continua, fino a diventare una disciplina. Quello che facciamo sentire adesso, infatti, la differenza dell'ultima, è invece un brano di quelli in cui un uomo completamente rifiutato, sconfitto, deluso, se ne va a vivere in cima a un monte. Apparentemente il testo non è così. Perché deve scrivere quanto è bello vivere in mezzo alla natura. Ma la cosa si capisce benissimo che lui non è andato a cercare la natura. Lui è fuggito. Perché non si è così lontano. Si trova in terra sempre. Thank you.
La sua mente andava a quella immagine. Forse pensano degli loro amici lontani. Siamo nel purgatorio. Sempre nella commedia c'è un punto dove ipotizza, al calare del sole, il viaggiatore che con nostalgia pensa al giorno e al momento esatto in cui ha dovuto dire addio ai dolci amici. Queste parole, dolci amici, riponettere nel cassettino del cuore un attimo, perché tra poco vi chiederò di tirarla fuori. Nella lingua del suo tempo non esisteva la parola parenti, c'erano gli amici carnali e gli amici normali. E bisogna prestare attenzione a questa caratteristica, perché molto spesso, purtroppo, poeti come Dante, ma anche Petrarca, Boccaccio, Cavalcanti, Guittone d'Arezzo, vengono accusati di non parlare mai dei loro parenti. Forza, la parola parenti non esisteva. C'erano gli amici, e Dante dei suoi amici ne parla tantissimo. Non tanto di quelli d'infanzia, per la verità, parla delle sue amicizie sviluppate e conquistate nell'adolescenza. Quando un modo per conoscersi era scambiarsi i pensieri attraverso lettere, poesie, che venivano poi condivise, lette dagli amici e discusse, e il tema dominante era l'amore. Perché non riuscivano a spiegarsi che cos'era questa cosa che gli era saltata addosso. L'amore, che cos'è? Non riuscivano a spiegarselo. Nella Vita Nuova Dante ci dice che prima di loro nessuno parlava d'amore in lingua volgare. C'era qualcosa in latino, certo, ma quasi tutto era concentrato sulla teologia. Dante non è stato il primo a parlare d'amore, e ora ce lo dirà. E Dante non è il fondatore del Giustino Nuovo, e ora ce lo dirà. Dante non è riuscito nemmeno a soddisfare il suo desiderio d'amore con Beatrice, però ha insegnato a generazioni e a generazioni come si fa ad innamorarsi. Dovete sapere che il suo tempo, l'età media, era molto più bassa di adesso, e lui ha visto morire moltissimi amici, molti amori,
che avevano condiviso con lui questi sentimenti, e quindi li vuole rincontrare, e nel purgatorio ne rivede tantissimi. Non osa metterli in paradiso perché conosceva i suoi difetti e quelli degli altri, dei suoi amici. Incontra Foresa Donati, il parente di sua moglie, un poeta, incontra altri poeti, altri compagni, ma ci tiene a presentarci, attenzione perché questo è importante, i musici e soprattutto i costruttori di strumenti musicali, i liutai, persone che abitavano un ceto medio basso della società, però grazie alla loro abilità, al loro ingegno, alla raffinatezza, davano la possibilità ai musicisti di suonare e a noi di ascoltare quella musica. Voi, sinceramente, riuscireste a costruire una chitarra partendo da zero? Sì. Fulvio, anche avendo a disposizione l'attrezzatissima officina meccanica di tuo papà, potreste pensare di immaginare di costruire un pianoforte? Dante ci fa riflettere anche su questo. Noi siamo una conseguenza di quello che ci spinge, di quello che è alle nostre spalle o addirittura che è sotto di noi. Molti di noi riescono a emergere grazie a qualcuno che resta sommerso e che ci spinge verso l'alto. Incontrerà Casella, metteva in musica proprio i suoi versi, e Belacqua, il liutaio magico. Lo chiamavano Belacqua perché lo facevano per prendere in giro. Lui beveva vino, beveva solo vino, e solo quando era veramente spronzo riusciva a dare la giusta curvatura e legno per realizzare i migliori violini di Firenze, Belacqua. Ma uno, sopra tutti, che lui addirittura chiama padre, incontro una che lui chiamerà padre, l'aveva fatto solo con Virgilio. Quelle parole che prima vi ho chiesto di riporre nel cassetto del cuore, i dolci amici, prendetele, tiratele fuori, perché Dante ci presenterà attraverso la dolcezza il vero precursore del dolce stinnolo, l'inventore della parola amore. Siamo nel 26esimo del Purgatorio, dove ci sono i lussuriosi, e Dante è accompagnato da Virgilio e da Stazio. Si trovano di fronte, bellissimo, a un muro di fuoco, e il sole investe il profilo di Dante proiettando la sua ombra proprio sulla parete di fuoco, solo che la sua ombra non produce la sagoma nera, come fanno tutte le ombre, ma il suo profilo ancora più acceso, come se dentro quel fuoco si accendesse un fuoco ancora più intenso, perché per Dante il fuoco della punizione si deve ritrarre quando arriva il fuoco della passione, il fuoco dell'amore. Infatti dietro a questo fuoco, dietro a questo muro di fuoco, c'è Guido Guinizelli, il padre della poesia stinnovista. Dante inizia a elogiarlo e anche a ringraziarlo, ma lui è talmente modesto che le lusinghe quasi lo imbarazzano, è un timido. Vengono interrotti per un momento dall'arrivo dei sodomiti, ma quando riescono a riprendere il dialogo, l'altezza stilistica delle terzine, credetemi, è altissima. Sono due grandi poeti. Guinizelli è estremamente sincero, non ha nessuna vergogna e confessa ad Dante i suoi peccati di lussuria e definisce la sua debolezza come ermafrodito, facendo riferimento al fatto che il suo interesse non faceva differenza tra i sensi, tra uomini e donne. Quindi cita il mito di Ermafrodito, che tra le altre cose è narrato nell'Etnosi di Virgilio, che Dante amava, facendo un collegamento letterale di altissimo livello. Sempre in questo canto c'è un altro riferimento mitologico, quello di Pasifae, la moglie di Minosse, ma questa è un'altra storia, magari la raccontiamo dopo. Dante è profondamente commosso per l'incontro con questo poeta, che era stato il primo ad assegnare alla donna gentile la forza e il coraggio per forgiare l'animo dell'uomo, inteso come maschio. Perché la donna per Guinizelli è la salvezza dell'uomo, del maschio. E le virtù non sono la forza, la ricchezza, la potenza, ma la gentilezza, l'educazione e la profonda conoscenza dell'amore. E come mai, per i suoi peccati commessi, si trova tra i lussuriosi del purgatorio, quindi destinati al paradiso dopo lo sconto della pena, e inoltre i lussuriosi dell'inferno, quelli invece sono condannati alla pena eterna? Si sarà pentito? Come Quinza da Romano? No, non si è pentito, pensate, ha fatto molto di più. Ha compiuto un'azione che oggi noi non siamo più in grado di fare. Ci siamo dimenticati persino come si fa
un'azione che potrebbe far terminare tutte le guerre, azzerare le vendette. Lui, rullo di tamburi, ha chiesto scusa. E chiedere scusa non significa che tu hai sbagliato e l'altro ha ragione, ma significa che tu tieni di più a una relazione di pace che al tuo orgoglio. Il primo che chiede scusa è il più coraggioso, da sempre. Il primo a perdonare è il più forte, ma il primo che sarà capace di dimenticare veramente tutto sarà sicuramente più felice. Seguendo il percorso di discesa agli inferi che sta facendo il popolo.
paradiso. Perché prima di precipitare nell'inferno, che poi è quello dove noi abbiamo anche più cose da dire. Muori per una male, pulsione di morte, storia di psicoanalisi. Però volevamo fare qualcosa legato a questo luogo, che per non spezzare questa, questo momento, queste parole così belle del mondo, perché qualcosa gentile che impara sempre amore, diceva Johnny Cash. E se dovevo approfittare io per fare una cosa, nel senso che c'è un predicatore che girava negli Stati Uniti negli anni 10 e 20, suonava la dolciola, che era un piccolo pianoforte tintinnante, lui scriveva solo canzoni religiose. Ha vinto un Grammy, Historical Grammy Award, ma l'ha vinto nel 2018, lui è morto nel 29, quindi un po' tardi è stato fatto. E non aveva mai avuto la possibilità, siccome era un nero, era un reverendo, ma si era autoproclamato, insomma, di suonare in una chiesa, volevo fare una sua canzone in una chiesa per rendergli omaggio. Cercherò di fare con la chitarra quello che mi facevo con la dolciola. La canzone si intitola Mother's Last Word to Son, le ultime parole di una madre a un figlio, la madre che saluta, figlio che parte, poi non si sa, può essere guerra, può essere immigrazione, però allora come oggi, non sapeva se l'avrebbe rivisto perché non affida a Gesù. Si chiama Washington Fields. Except the way I never can.
Bluegrass Gospel, e qui comunque studiamo la parentesi religiosa per poi sprofondare nei nostri insieme. Let me rest. Let me rest. Let me rest. Scusate, ma la mostra si è emozionata. E vissero tutti felici e contenti. Questo è il mondo reale. Non siamo una fiaba. E forse non siamo nemmeno persone disposte o predisposte a chiedere scusa. Forse davvero il nostro destino, la nostra conclusione, sono i gironi infernali. E allora forse la sequenza degli interventi è giusta. La commedia termina con una terzina, lo sapete tutti, l'amore che muove il sole e altre stelle, perché il motore di tutto è l'amore, che non è solo il motore, ma è anche il propellente che lo alimenta, addirittura la tridella che estrae quel carburante, l'amore è tutto. Un attimo fa eravamo in purgatorio tra i lussuriosi che vogliono redimersi e che hanno chiesto scusa, e ora invece li porto all'inferno, sempre tra i lussuriosi, nel quinto canto. Però qui non c'è mentimento. È davvero un paradosso, ma qui l'amore è talmente potente che nemmeno Dio può influenzarlo, o sedarlo, o cancellarlo addirittura. Siamo nel quinto canto, ma per la prima volta Dante ci fa conoscere veramente i dannati. Li fa parlare, ci racconta le loro storie, i loro amori e come l'amore ha cambiato la loro vita. Certo, in tragedia, ma ha cambiato la loro vita. Didone è rimasta vedova giovanissima di Sichero. Sulla sua tomba gli aveva giurato eterno amore e fedeltà, ma la vita gli aveva riservato una sorpresa. La fa innamorare di Enea, e quando anche lui, Enea, se ne va,
lei, rendendosi conto di aver infratto un giuramento, un patto, si toglie la vita, ma è orgogliosa di quello che ha fatto e di come aveva amato. Si fa incontrare Semiramide, una principessa lussuriosa, un'infinità di amanti, ma guai se non fosse esistita Semiramide. Era di una cultura incredibile, grazie a lei Babilonia fu ricostruita, la sua biblioteca, non avremmo tutta quella letteratura che ci ha lasciato. Per anni ha dominato, ha conquistato l'India e poi tutto l'Oriente, e dominava qualsiasi uomo maschio. Incontriamo Cleopatra, anche lei ha amato un sacco di uomini, ma quando ha capito che Ottaviano, l'imperatore romano, la voleva portare a Roma non per amore, ma come bottino di guerra, si è uccisa, facendosi mordere da un serpente, un'aspide, una fine dolorosissima, straziante, per dimostrare a Ottaviano che il suo coraggio e il disprezzo che provava per lui non poteva essere contrabbandato. Incontriamo Tristano, Tristano di Isolda, e poi Elena, Elena di Troia, ma anche Achille, accusato di aver ucciso la Fantasilea, la regina delle Amazzoni, e di averla posseduta carnalmente dopo la sua morte, quando il corpo era ancora caldo. In questo canto, guardate, ci sono delle citazioni raccapriccianti. Pasifae, la moglie di Minosse, che fa l'amore con un toro, da cui nasce il Minotauro, fermiamoci lì. Ma a un certo punto Dante incontra e ci fa incontrare Paolo e Francesca e vuole conoscere da loro come funziona l'amore, che cosa hanno provato, come è deflagrata la loro passione. Tutto il canto da questo momento in poi prende un'altra direzione. La bufera infernale che mai non resta si ferma, tutto si ferma, il mondo si blocca, non gira più, zittisce tutto, e Francesca narra il primo monologo di una donna della Divina Commedia, e forse il monologo più lungo della poesia di tutta la letteratura mondiale. E lei inizia dicendo: siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il po' discende, per aver pace col seguace suo. Amore, che al cuore gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancora m'offende. Amore, che nullo amato amar perdona, mi prese del piacere piacersi forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amore, condusse noi ad una morte, Caina attende chi a vita ci spense. Francesca si era sposata con un uomo terribile, un matrimonio combinato, un altro, ma lei si era lentamente affezionata al fratello di questo. Non ci sono storie se ne era innamorata. Il cognato, in pratica, non è una cosa bella. Il marito, un giorno, un certo Gianciotto, rientrando prima del previsto, succede sempre così, li sorprende insieme nel letto e li uccide entrambi. Francesca confessa a Dante quanto profondamente amava Paolo. E nonostante potrebbe giustificarsi, incitando l'inganno del matrimonio combinato, non chiede perdono, non chiede perdono per sé, pretende solo che il suo amante resti sempre con lei. E sfida Dio, gli dice: non osare toccarmelo, non portarmelo via, non osare dividermi da lui o separarmi da lui, ti faccio crollare tutto l'inferno. E Dante osa di più, e gli chiede il momento in cui hanno scoperto d'amarsi, gli chiede l'istante, gli chiede come è avvenuto quel miracolo, le circostanze, e lei gli risponde. Noi leggevamo un giorno per diletto di Lancillotto e che un uomo lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma un punto solo fu quel che ci vinse. Eccolo il momento. Stavano leggendo un libro e quelle parole sono state il catalizzatore della loro passione. Un libro, delle parole. Quando leggemmo il disiato riso, esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avanti. La bocca mi baciò tutto tremante. Guardate che non credo che esista una frase più sensuale ed erotica nella letteratura italiana e mondiale. Siamo all'inferno, e anche oggi, nonostante la libertà di costume,
i due amanti, dai, erano cognati e quindi farebbe lo scandalo anche oggi. Certo, la punizione è giusta, ma anche Dio ha dei dubbi sulle sue leggi e allora non li può dividere. Se Dio ha creato l'amore, non può condannare questi due, perché l'amore tra Paolo e Francesca è puro. Certo, saranno all'inferno, ma per sempre uniti. La bocca mi baciò, tutto tremante. Lo sapevano che quel bacio li avrebbe condannati. E ora Dante non si offenderà se mi concedo da voi con una citazione non sua, ma di Shakespeare. Se per baciarti dovessi andare all'inferno, lo farei. Così potrò poi vantarmi con i diavoli, che io, con quel bacio, il paradiso, l'ho già visto, senza aver bisogno di un traccio. I've been a sinner, though problem.
da papir in a bubble I've been so lonesome I'm in angry years look like the party fight I've been beat up broke down loading on a truck and driven into town always thought she'd be there at the end of the line always thought she'd thank you.
L'altro se si vedono, l'altro come suonano tutti, ci sono dei microfoni, sono tutti questo genere sta vivendo, questo genere di string, sono tutte cose, tutti strumenti. Quello che sentite non ha nessun effetto direttamente dal microfono, semplicemente ci serve per una cosa. Sono tutti legni, c'è umidità, per quello che sono sempre dietro la coda, questo qua, l'umidazione, ma non la punta del tempo. Quindi, se non siete stupi, facciamo il finale. È una canzone scritta da Terence Mann Zanto, il cantatore che siamo, l'altro dei migliori cantori, diciamo, di quella... Non so come definire l'amore, mi sono tante definizioni. Jacques Lacan diceva che l'amore è dare qualcosa che non si ha dopo quello che non vuole. Va bene. Nella musica country, non so, spesso l'amore, diciamo, è quella cosa per cui a un certo punto si passa dai... C'è uno spostamento di, diciamo, tra organi, no? A un certo punto dai dolori di cuore si passa al dolore di fegato, perché no? Funziona il rapporto. Cioè. E questa canzone in realtà racconta di tante cose anche di questa problema. Alla gestione difficile di quella tua vita. University of Texas, ci sono un po' di studi su la quantesi della country music, perché ho trovato fin troppo, e la fortemente nati i film così, fin troppo era così, e ora lui la filiazione che è passata, d'altra parte siamo poi noi che siamo andati in America a scrivere canzoni, e c'era della gente, noi abbiamo stellina, quindi cioè, la logica statunitense sia più europea. Pronti per salutare avete ascoltato la chitarra dei Gerolina, Matteo Carmelo. Iniziato felice di insegnante dalle scuole medie di Monte Rosso. Pensate al Circuito Progress Internazionale Saga di Sorchiere, Icaro Fenomeno Gatti. Il trentino Francesco Mosta che continua a presentarvi. Thank you.
ricordatevi di chiamarlo con un dato di più canzoni affinché le prossime si torni come prima della pandemia. 30 presenze con tutti i cantanti. Chissà che non riusciamo una volta per tutte a redimerlo, a chiamarlo Michele il Pio, perché dopo questa solo che mi hai fatto mi piace. Venga in chiesa ma sull'altare. Ti manca solo. Ti manca solo il collarino. Se vengo a dire. Allora, grazie di cuore a tutti voi, vi invito a continuare a seguire. Siamo partiti molto in sordina quest'anno, magari l'anno prossimo ritorneremo con una programmazione più intensa come eravamo abituati negli ultimi anni, vediamo, senz'altro il vostro sostegno ci incoraggia e davvero grazie di cuore, siamo molto carichi, è stata una serata eccezionale, anche perché il compito di questa sera era molto difficile e infatti ho chiamato proprio i migliori, Bruno Pizzi. Manca solo il cappello, nessuno l'ha mai visto col cappello, ma per il resto proprio anche il cavallo si manca. Però vabbè, per il resto già è ancora una cartuccia da sparare questa sera, vi regaliamo un piccolo bis, grazie di cuore, vi aspettiamo domani sera al Santuario Madonna del Castello, non mancate, grazie di tutti. Piero ci ha tolto tutto l'ambaradam, ma penso che mi sentiate lo stesso, aumenterò il tono della voce. E non voglio tradire Dante, ho terminato con una citazione di Shakespeare e avevamo preparato con Fulvio un bellissimo spettacolo su Shakespeare e per questioni di pioggia è stato rimandato e siccome Shakespeare in quel teatro parlava di cose mercanti di Venezia, quindi probabilmente Dio ha influito parecchio su quel temporale che ci ha impedito di farlo, quindi la prossima volta cercheremo di farlo al chiuso. E Fulvio mi aveva prestato dei libri, che comunque non ti restituisco più, mettiti il cuore di pace, e ho imparato tante cose di Shakespeare, perché per portare diciamo in scena un piccolo teatro, però io ho voluto saperne tanto di lui. E ci sono dei sonetti che sono la fine del mondo. Sono una cosa spettacolare. I sonetti di Shakespeare li ha scritti quando è successo proprio come per noi durante la pandemia. Ci hanno chiuso tutti in casa, c'è stata la peste a Londra e li hanno chiusi tutti in casa, si sono fermati i teatri, si è fermata la vita pubblica e Shakespeare si è riscoperto e si è accorto che sapeva scrivere, non l'aveva mai fatto prima. E c'è un sonetto, uno su tutti, che mi piace tantissimo, dove traspare comunque la cattiveria dell'uomo inglese, non la nasconde. Un sonetto come quello tanto gentile, tanto onesta pare, lo conoscete tutti, Dante che immagina questa donna, anzi esorta tutti a guardarla. E in questo di Shakespeare invece lui impazzisce per questa donna, però resta l'uomo concreto, severo, cattivo, presuntuoso, possessivo, e però alla fine non resiste. E gli dice, tu sei per la mia mente come il cibo per la vita. Come le piogge di primavera sono per la terra. E per stare in pace con te, combatto tutti i giorni la stessa guerra che conduce un avaro per accumulare ricchezze. Prima orgoglioso di possederti, ma poi eroso dal dubbio che il tempo mi scippi il tesoro. Prima desideroso di restare sola con te, ma poi fiero che il mondo conosca il mio piacere. Talvolta sazio di banchettare i tuoi sguardi, ma poi affamato di una tua occhiata. Non possiedo né perseguo alcun piacere se non ciò che proviene da te.
o che da te io posso avere. Shakespeare. L'ultima occasione per Bandetti in cui abbiamo collaborato io e Bruno era in occasione di un premio Nobel. Mi ricordi, Alfredo Bergamasco? Vuol dire? Lo leggevi, esatto, per cui ho pensato di, in memoria di quell'evento, i ragazzi hanno una versione bellissima di Bob Dylan, di e mi piaceva salutare tutti con questo. Ascoltate, mi raccomando, quello che ha detto Fulvio, sostenete, ma soprattutto fate pressione sulle amministrazioni comunali, dite che non vi piacciono queste cose, che è giusto, che devono fare, come hanno fatto quelli che hanno sostenuto queste cose, cacciare la gara. Dove... This place don't make sense to me no more.